Bentrovati e bentornati su Amatec Blog, signore e signori. Vi proponiamo questo brevissimo video per promuovere un accessorio che costa poco e che abbellisce le vostre scrivanie o tavoli da lavoro: la lampada di sale dell'Himalaya. La lampada di sale dell'Himalaya pare che abbia più di qualche proprietà benefica. Infatti, a me che sono un completo ignorante in materia, sembra più una luce per abbellire e rendere ancora più gradevole un ambiente in cui ci si trova, magari un ufficio o più banalmente una stanzetta. Cercando un po' online e digitando lampada di sale dell'Himalaya, oltre a centinaia di prodotti in vendita, si trova anche qualcosa di interessante sulle proprietà benefiche di questa lampada. Su più siti web si legge che ha qualità di purificatore di aria, calma lo stress ed emette ioni negativi che servono appunto per contrastare lo stress che si accumula quotidianamente. Personalmente vi dico la verità, non ho notato tutto questo gran benessere dopo aver usato per più di una settimana questa lampada, sempre sulla mia scrivania, ma una cosa è certa. È bella, a me piace da morire e per chi fa video è sempre utile utilizzarla per animare un po' di più la scena, non considerando il fatto che per un videomaker avere una colorazione del genere a portata di ottica può servire tantissimo per fare il proprio color grading o color correction preferito. Ma questo è un altro discorso. Funzionamento è veramente banale, mi vergogno un po' a dirvelo, ma già che ci siamo vi faccio vedere come funziona. Questo superiore, il blocco di sale dell'Himalaya, non so se davvero arriva dall'Himalaya, ma è sale, vero sale salato. Essendo appunto un blocco di sale, non potrà mai essere esattamente nel modo in cui lo vedrete sul marketplace di Amazon, perché ad esempio la mia lampada, come si può notare, è storta, imperfetta, ed è proprio questa la particolarità che la rende così bella. Dicevamo che il blocco di sale è poggiato su questa basetta molto piccola, che è illuminata fra l'altro a LED con una batteria integrata da 2400 mAh. Ovviamente il blocco di sale, con il suo peso poggiando su questa basetta, attiverà questo pulsantino. E attivando questo pulsantino si accenderà la luce che illuminerà il blocco di sale. Questo è il blocco di sale dell'Himalaya. Ovviamente questa basetta, dicevamo che ha una batteria integrata da 2400 mAh che consente di utilizzare fino a 24 ore questa lampada di sale senza collegarla ad una fonte di ricarica. Il cavo comunque è micro USB ed è incluso all'interno della confezione e potrete collegarlo ad un powerbank o ad una presa di corrente qualsiasi, anche una porta USB del computer ad esempio, e funzionerà senza problemi. Amatec Blog, come sempre, vi ringrazia per aver guardato il video della lampada di sale dell'Himalaya economica, che è veramente molto ben fatta, e per questo vi invito a lasciare un bel pollice in su e a commentare qui sotto se avete notato qualche beneficio dall'uso di questo genere di lampade, se mai le aveste già utilizzate. E per non perdervi i video futuri vi invito ad iscrivervi al canale e ci rivediamo al prossimo video.